mese di maggio, mese del lavoro, in parlare del lavoro per quattro sabato, ma è anche il mese della festa della mamma, quindi è il mese dedicato a tutti i mammi, e il mese della Madonna, tradizionale mese dedicato appunto a Maria. Una volta il mese di maggio per la gente era andare a dire rosari alla sera, andare a fare per i rosari. E rosari diceva anche tutti i sera in della stalla, i paesani. È chiaro che parlare di mamma, di madre, e di Maria, della Madonna, della mamma di Gesù, non finiremmo né oggi e neanche se stessimo qua tutta la settimana. De mamma che ne è una sola, la disnoduma milanese, anche in italiano, in tutte le lingue, in tutte le culture, di mamma ce n'è una sola, ovviamente. La mamma, appunto, ciascuno ce l'ha, può essere madre, anche una madre in senso figurato, una madre spirituale, che è la madre badessa per i monaci. Dice un proverbio che la discrezione è la madre dei virtù, la discrezione è la madre di tutte le virtù. Quindi è chiaro che il significato di madre è, può essere appunto in senso lato. Sta mandolina qui che la fa il mio amico Luis, che ce l'ha regalata recentemente, è una delle tantissime, chissà ci saranno milioni di raffigurazioni di Maria, della Madonna, la quale viene festeggiata praticamente quasi tutti i giorni, praticamente in tantissimi luoghi del mondo e in tanti santuari, eccetera. Nel mese di maggio possiamo ricordare che per i Lombardi la più vicina è la Santa Maria del Fonte di Caravaggio, festeggiata il 26 scorso era la ricorrenza, perché nel 1432 ci fu l'apparizione della Madonna Caravaggio, e più famosa nel mondo certamente è la Madonna di Fatima, dal 1917, il 13 maggio, appunto l'apparizione ai tre pastorelli in Cova di Ria. Quindi veramente tante ricorrenze, tante situazioni importanti in cui la mamma di ciascuno di noi e la mamma celeste ci dà conforto e ci ricorda sostanzialmente l'origine della vita. Quindi questo è stato un po' un omaggio alla mamma in questo mese. Come dicevamo prima, abbiamo cominciato a parlare del lavoro, sì, il lavorare è importante, però gli affetti familiari sicuramente sono altrettanto importanti. Potremmo tornare successivamente su quello che è l'importanza della mamma in sé, ma anche il ruolo di Maria e della Madonna. Ci sono tantissime, dicevamo prima, feste, ma anche, non so, le chiese, basta pensare nei dintorni, che a Paderna che è la Madonna del Pilastrel, a Paderno Dugnano, l'edificio più antico, a Chiusan che è la Madonna della Cintura, a Bresma, a Minga du Marì, che è la Madonna del Pilastrel. Quindi tanti santuari costruiti, siti appunto, notate, il pilastrello viene richiamato perché era comunque, il pilastrello vuol dire era un cippo, un segnale stradale, quindi dei santuari venivano costruiti in luoghi importanti anche per la viabilità. Quindi i riferimenti sono tantissimi, ci è piaciuto dare questo omaggio appunto alla mamma, a tutte le mamme, a tutti i mam, a tutti i mother e alla Madonna, e richiudo appunto con l'opera del nostro Luis, che la fa su, che è una bella, questo basso rilievo in legno, questa scultura in legno della Madonna col bambino, perché la Madonna è la mamma di tutti e per ciascuno di noi la mamma è una sola.